60 anni dei trattati di Roma, possiamo tornare a parlare di cose serie. Volete sapere com'è messa l'Europa? Ve lo dico io. Non conta niente. A stabilire le regole del grande gioco oggi sono Donald Trump e Vladimir Putin. E ad entrambi l'Unione Europea non piace per niente. Trump fin da subito ha supportato la Brexit e ha attaccato frontalmente la Germania. Il suo sogno è quello di sgretolare l'Europa e fare terra bruciata attorno ad Angela Merkel. Se ne è accorto persino quel furbastro di Jean-Claude Juncker, che ha telefonato al vicepresidente americano Mike Pence e gli ha detto: Donald deve smetterla di invitare gli stati europei ad uscire dall'Unione Europea, perché se l'Unione si sgretola ci sarà una nuova guerra nei Balcani. Povero Juncker, pensa di mettere paura all'America. Dall'altra parte c'è Vladimir Putin. Oggi tutti i media lo dipingono come un dittatore, come uno che vuole tappare la bocca all'opposizione. Tutto perché, durante una manifestazione a Mosca, è stato arrestato il blogger Alexei Navalny. Lo hanno condannato a 15 giorni di carcere e a una multa di 330 euro. Secondo voi, i dittatori si comportano così? Gli Stati Uniti di Obama ci sono andati molto più pesanti con Edward Snowden, che è costretto a vivere da esule. L'Europa che fa la morale a Putin è ridicola, perché è la stessa che fa gli accordi con il sultano turco Erdogan, uno che con la repressione ci va giù piuttosto pesante. La verità è che Vladimir Putin non è certo un santo, ma è un leader con le palle, e i popoli europei in questo momento vogliono capi del genere. Non ci credete? Guardate qui. Questo è uno studio commissionato da Bridgewater, uno dei più grandi hedge fund del mondo. Dice che il populismo in Europa e nel mondo è ai livelli più alti dagli anni 30. Oggi, leader come Putin sono molto graditi alle popolazioni, ma non all'establishment. Putin è il nemico numero uno del sistema neoliberista e globalista, che fa di tutto per screditarlo. Oggi, se si vuole colpire qualcuno, si dice che è amico dei russi. Lo dicono di Matteo Salvini, uno a cui la Russia in effetti piace molto. Ma lo dicono anche di Beppe Grillo e dei 5 Stelle. Quando i media di regime ti vogliono insultare, ti dicono che sei un populista al soldo del Cremlino. Putin, per esempio, è stato accusato di avere manipolato le elezioni americane a favore di Trump, e in realtà era una montatura. Quelle che vedete sono mail di alcuni membri del Comitato Nazionale del Partito Democratico, quello che lavorava alla campagna elettorale di Hillary Clinton. Queste mail sono state pubblicate da WikiLeaks e dimostrano che i democratici, già nell'aprile del 2016, progettavano di accusare Trump di legami con Putin per screditarlo. Anche Marine Le Pen è stata accusata di prendere soldi dai russi, ma a lei non importa. Sa che avere Vladimir come alleato le conviene, e infatti pochi giorni fa lo ha incontrato e ha anche chiesto di togliere le sanzioni alla Russia. Già, le sanzioni sono l'arma che Obama aveva usato per colpire il Cremlino, e l'Unione Europea ha subito obbedito agli Stati Uniti. Ma nella guerra fra Russia e America, sapete chi ci ha rimesso? L'Europa. Grazie alle sanzioni sono gli imprenditori europei, e soprattutto gli italiani, ad aver perso soldi. Fatevi una domanda: di chi vi fidate di più? Dell'Europa degli Juncker, che vi impone l'austerità, o della Russia di Putin, che cerca alleati? Il futuro dell'Europa dipende tutto da questo. Fidatevi di nessuno.